Buongiorno a tutti cari amici, benvenuti ai nuovi iscritti al canale. Oggi è una di quelle giornate un po' particolari, l'uscita di un nuovo libro è senz'altro per uno scrittore un momento di pura emozione, come potete immaginare. Tutto il lavoro svolto in termini di ricerca, di studio, di organizzazione, di scrittura è adesso fruibile al pubblico e questo ovviamente mi emoziona moltissimo ogni volta. E quindi oggi volevo presentarvi questo nuovo arrivato. In tanti mi conoscono per le mie indagini, chiamiamole non convenzionali, sulle origini umane, con due libri pubblicati per Uno Editori. Quello è sicuramente un settore che continua ad affascinarmi, che continua a stimolarmi e dunque il lavoro su quel versante prosegue. Ma è anche vero che mi occupo di nutrizione ormai da circa 20 anni. E ritengo che le persone debbano avere informazioni importanti anche su questo tema. Si sente spesso dire che la salute passa attraverso il nostro stomaco, e nulla di più vero. Lo stomaco rappresenta infatti un organo fondamentale che dobbiamo mantenere in perfetta efficienza se vogliamo godere di ottima salute. Purtroppo oggi, circa una persona su cinque in Italia soffre di problemi legati a quest'organo, si va dalla gastrite al reflusso gastroesofageo, all'ernia iatale, fino ad arrivare a problemi più importanti come ulcerazione o addirittura problematiche oncologiche. Alla luce di tutto questo, oggi sono lieto di mostrare quindi questo libro incentrato proprio sullo stomaco, eccolo qui. È un testo edito da Minerva, che nasce proprio con lo scopo di aiutare le persone a comprendere cosa è necessario fare per tenere in salute questo importante organo o rimetterlo in salute. Si dice spesso che dall'unione delle conoscenze nascono poi le migliori soluzioni. In effetti, il testo nasce da una bella collaborazione tra un medico chirurgo esperto in malattie dello stomaco, il dottor Andrea Zanoni, e me che ho fornito supporto per l'aspetto legato alla nutrizione funzionale. Devo dire che collaborazioni come queste, in cui gli aspetti nutrizionali non sono considerati alternativi alla medicina, ma sono anzi integrati, complementari ad essa, risultano vincenti e andrebbero, secondo me, applicati a molti più ambiti della salute pubblica. Ogni malattia, in assenza di una nutrizione adeguata, tende infatti a peggiorare. Questo è un primo concetto che dovremmo tenere sempre in seria considerazione. Il libro è assolutamente divulgativo, arricchito con immagini piuttosto chiare, dettagliate. Per quanto mi riguarda, vi faccio vedere, ad esempio, questo è un grafico che mostra in maniera molto chiara cosa succede al nostro organismo al trascorrere delle ore di digiuno. Si parla di digiuno intermittente, un argomento che in molti mi hanno domandato. Si parla di nutrizione funzionale, si parla di come alcuni cibi possono addirittura avere un impatto nel nostro DNA, in quella branca di studio che oggi conosciamo con il nome di nutrigenomica. Parliamo di un libro che vuole essere prima di tutto utile al lettore e lo fa attraverso tantissime informazioni mediche e nutrizionali che si basano sulla nostra conoscenza scientifica e sulla nostra esperienza sul campo. Il testo si articola in 9 capitoli, ogni capitolo affronta un determinato argomento che è necessario conoscere. La lettura è scorrevole, il libro si legge piacevolmente, poiché entusiasma, devo dire. Con tante sfaccettature anche ironiche che alleggeriscono i vari temi, in modo che il lettore, acquisisca le informazioni senza mai annoiarsi. Questo è importante. Il libro è disponibile, sia nelle librerie fisiche che sulle piattaforme, online, sulle principali piattaforme online, quindi su IBS, su Feltrinelli, su Mondadori, su Amazon e ovviamente sul sito della casa editrice Minerva. Bene, con questo vi saluto e ricordo che se volete essere avvisati su nuovi video in prossima uscita, video che tratteranno anche temi della nutrizione funzionale, non esitate a iscrivervi sul canale e sarò felice di condividere con voi, molte informazioni interessanti. Un abbraccio a tutti, alla prossima, ciao!